tempo fa. Sì, stiamo preparandoci per Lucerna, adesso che una gara di transizione ancorché importante, ma l'obiettivo sono i campionati del mondo, quanto valgono qualificazione olimpica. Sì, intanto è partita la gara del 200 senior, ancora con De Capua, una gara importante, proviamola a seguire insieme. 8 gli equipaggi in gara, chi vede favorito? Qui c'è un testa a testa fra le imbarcazioni delle Fiamme Gialle e del Circo Laniere. Sappiamo l'equipaggio giovane delle Fiamme Gialle ha vinto in batteria, parte come favorito, però non credo che l'equipaggio della Niene, con due vogatori di grande esperienza, tra l'altro c'è Nicolò Mornati che ha ottenuto nell'ultima Coppa del Mondo in cui ha partecipato l'Italia a Monaco di Baviera, il miglior risultato della squadra italiana con un ottimo secondo posto. Grazie a Giuseppe De Capua, ricordiamo commissario tecnico della squadra seniores della nostra nazionale. Qui Enrico, continua questo testa a testa fra la Forestale e il Circolo Aniene. Aniene con Fossi e Paunessa, con Leonardo e Mornati, come ricordava De Capua, Mornati è il capovoga del 200 azzurro che a Monaco ha avuto questa bella prestazione. C'è un terzetto proprio di equipaggi, adesso c'è in testa l'Aniene seguito dalle Fiamme Gialle, ma c'è anche la Forestale con Tuccinardi e Miani, che è un po' il reuccio di casa, ha già vinto il singolo e adesso vorrà sicuramente ben figurare con Tuccinardi anche in questa specialità di punta, tenendo presente che Miani sta appunto preparandosi a trasbordare dalla specialità di coppia a quella di punta con un remo solo, proprio per entrare a far parte della nazionale pesi leggeri. Sì, l'Aniene conduce con quasi mezza imbarcazione nei confronti delle Fiamme Gialle, più staccato il gruppo della Forestale, sicuramente Enrico qui c'è più, vedremo sicuramente, assisteremo delle gare più equilibrate, qui l'esperienza conta tantissimo. Conta molto, conta anche però la forza in acqua, non dimentichiamo che il canottaggio è stile, è classe, ma è anche potenza in acqua. L'Aniene ne ha da vendere perché Mornati è vice campione europeo, quarto ai mondiali l'anno scorso, e Leonardo è stato addirittura capovolga olimpico ad Atene nel 2004. Fossi e Paunessa sono sul 4 senza, che è arrivato finalista a Monaco nella Coppa del Mondo. Sì, e qui è un bellissimo testa a testa fra i due equipaggi, quello della Forestale e quello del Circolo, quello delle Fiamme Gialle e quello del Circolo Aniene, con i ragazzi del Circolo Aniene, Raffaello Leonardo e Nicolò Mornati, che stanno guidando questo 200 senior. È una gara che sta praticamente vedendo i due equipaggi quasi procedere con lo stesso passo, con quanti colpi al minuto, Enrico? Adesso l'Aniene sta battendo intorno ai 30-32 colpi. 36. È salita a 36, ci dice il commissario tecnico De Capua. Anzi, se tu permetti, Roberto, chiederei al commissario tecnico un po' qualche previsione per questa trasferta importante che tutto il canottaggio attende di Lucerna. Quali potrebbero essere le nazioni che ad infastidirci di più sul campo del svizzero del Rozzi, De Capua? Sì, intanto vediamo un attimo solo, per favore Enrico, vediamo le Fiamme Gialle che sono salite a 39 colpi, quindi c'è un grande attacco e si stanno preparando entrambi gli equipaggi per un grande finale. Vediamo Francesco Fossi con il prodiere Mario Ponessa, Francesco Fossi al capovoga, dall'altra parte
Raffaello Leonardo e Nicola Mornati, grande duello continua. De Capo a 5.01 e 1.005, che tempo è? Vabbè, un tempo molto alto, d'altro canto questo vento laterale sta rallentando molto la marcia delle imbarcazioni. C'è stato il sorpasso delle fiamme gialle, sì, ma le due imbarcazioni stanno lì a contendersi. Questa vittoria, questo due senza senior, davvero sta regalando spettacolo, e accanto a noi il commissario tecnico segue con grandissima attenzione questo due senza. Evidentemente, Enrico, tu avevi fatto la domanda sulla prova di Coppa del Mondo, si sta già progettando, si sta già studiando la tattica per questo impegno. Beh, tra l'altro c'è in gara Nicolò Mornati, che sarà uno dei perni della nostra nazionale assoluta su due senza, insieme a Lorenzo Carboncini delle Fiamme Oro, per cui è giusto che il DT De Capua segua con attenzione questa gara. Tra l'altro c'è anche Fossi e Paunessa, che sono sul 4 senza, sempre un'altra punta della nostra nazionale, per non sottacere Miani e Tuccinardi nei pesi leggeri. E qui c'è un grandissimo testa a testa fra i due equipaggi, ultimi colpi di remi con mezza imbarcazione da parte delle Fiamme Gialle, che vanno a vincere con il tempo di 6.36.02. Il circolo Aniene chiude con il tempo di 6.36.81. Abbiamo assistito, De Capo, ad un grande finale del due senza. Sì, il tempo, infatti ero un po' scettico su quel tempo dei 1000 metri. 1500. Ah, era 1500, ecco, i 5 minuti, sì, avevo capito 1000 metri. No, 1500. Quindi vediamo intanto la partenza. Sì. Insomma, c'è stato grande spettacolo tra questi due equipaggi, hanno mantenuto quelli che erano un po' la tradizione della vigilia, due equipaggi importanti, e l'hanno dimostrato. Prima Enrico Tonali diceva di spingersi un po' oltre, sì, questa trasferta di Coppa del Mondo. Intanto, a proposito di questa gara e del tempo, va senz'altro a merito di questi espertissimi vogatori il fatto che, nonostante il vento di traverso a favore, ma un traverso che disturba molto, sono riusciti a mantenere, sappiamo che in queste barche uno dei vogatori governa il timone con uno dei due piedi, e sono riusciti a mantenere le barche in linea e a compensare lo scarroccio causato dal vento laterale, e quindi hanno minimizzato il danno della lateralità del vento e hanno colto in pieno il favore del vento stesso.